Gelato al cioccolato, non l'ho mai mangiato, adesso zio Pietro me l'ha preparato. Andiamo a fare il gelato al cioccolato. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, ma... Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Tutti quanti a fare queste insalatine, queste cose leggere, queste bruschettine con i pomodori. Fare il gelato è bello sostanzioso. Anche un bello spuntino pomeridiano. Iniziamo a preparare il cioccolato. 50 g di cioccolato amaro in polvere. 50 g di zucchero semolato. Abbiamo acceso a fiamma bassa nel frattempo. Dato per bene questi secchi, andiamo ad aggiungere 200 ml di latte e misceliamo per bene. Quando inizia il magma, che inizia a sobbollire questo latte, ci caliamo 100 g di cubetti di cacao. Sciolta la barretta di cioccolato amaro che abbiamo messo all'interno, spegniamo il fuoco e andiamo ad aggiungere una noce di burro che dà cremosità a questo cioccolato. Sciolta la noce di burro, andiamo a mettere questo bel cioccolato bello cremoso e senza agrumi a raffreddare in un ambullo di vetro. Mettiamo il cioccolato in frigo. Qui abbiamo 100 g di barretta di cioccolato fondente. Andiamo piano piano con il coltello come se volessimo fare delle fettine, vedete, così, in modo che ci abbiamo delle belle briciole di cioccolato. Vedete le scaglie di cioccolato perfette, devono essere così. Adesso riponiamo di nuovo questo piatto con il cioccolato in frigo. 500 g di panna zuccherata da montare per dolci. Andiamo a montare questa panna. Montiamo a neve questa panna. Adesso aggiungiamo 400 g di latte condensato. Per fare il latte condensato bastano 200 g di zucchero, 200 g di latte, 5 g di maizena. Portate a ebollizione e si addensa così. Non fa niente che si smonta un pochino la panna. Continuiamo a miscelare piano piano. Mettiamo anche una bustina di vanillina all'interno. Andiamo a miscelare. Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Questa è la base per tutti i gelati. Se volete fare il gelato a caffè, basta prendere un bicchierino di caffè intero, sciogliete un bicchierino di caffè solubile all'interno e lo miscelate all'interno e fare il gelato a caffè. Poi lo inserite a questa base. Questa base va bene per tutti i tipi di gusti di gelato. Andiamo a separare metà di questo composto, andremo a mettere in un altro bullo per fare il secondo gusto. Adesso si è raffreddato, andiamo ad inserire la cioccolata all'interno di questo composto in modo che andremo a fare il gelato al cioccolato. Andiamo a girare dal basso verso l'alto per fare questo gelato al cioccolato fantastico. Poi decidiamo noi il colore che vogliamo dare a questo cioccolato. Se lo vogliamo più scuro, mettiamo tutto il cioccolato all'interno. Se lo vogliamo più chiaro, ovviamente metteremo meno cioccolato. Vedete, lo vogliamo un pochino più scuro e questo colore qui è tipo variegato al cioccolato. Andiamo a mettere tutto il restante cioccolato all'interno in modo che diventi ancora un pochino più scuro. Ciotola 20x15. Andiamo a mettere all'interno questo gelato cioccolato. Non l'ho mai mangiato e zio Pietro me l'ha preparato. Andiamo a mettere qualche scaglietta di cioccolato sopra, così. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, ma... Mettiamo il coperchio sopra e mettiamo in freezer. Stesso discorso questo qua, aggiungere a poco alla volta questo cioccolato che abbiamo fatto in scaglie in precedenza. Andiamo a miscelare all'interno per fare la famosa stracciatella. Una volta che diventa bianco sporco con le gocce di cioccolato all'interno, significa che abbiamo fatto la stracciatella. Andiamo a mettere sempre nella ciotola che è 20x15 e vieni via, mettiamo altre scaglie di cioccolato sopra, ragazzi, guardate qui che spettacolo, mamma mia. Mettiamo il coperchio sopra e mettiamo anche questo in freezer. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, questo gelato è fantastico. Mamma mia, ragazzi. Un'esplosione di sapori. È indescrivibile questo gusto, veramente buonissimo. Ve lo consiglio
di farlo è anche molto facile da fare. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Mamma mia.